E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringe Luca Tech. Ragazzi, chiedo scusa per l'assenza della recensione, ma purtroppo durante la settimana doveva arrivarmi un pacco davvero interessante, che inoltre andremo ad aprire proprio oggi, ma è arrivato in ritardo, è arrivato di venerdì, non ho avuto abbastanza tempo per testarlo e quindi non mi sembrava il caso portarvi una recensione troppo prematura di questo prodotto, dato che si tratta di una cosa assai interessante, ma che andremo a vedere alla fine di questo video. Quindi ragazzi, direi di proseguire con l'unboxing partendo dal primo prodotto. Ragazzi, ho qui il primo pacco che arriva direttamente da Amazon, un prodotto davvero interessante che mi sarà molto utile per le future recensioni qui sul canale YouTube. Intanto cominciamo ad aprirlo con queste comode forbici. E ragazzi, si tratta di un prodotto davvero interessante perché è una marca non conosciutissima, ma che crea dei prodotti davvero molto interessanti e dalla qualità davvero eccessiva. Parliamo di un case per hard disk esterno, dato che ultimamente sto avendo dei piccoli problemi con l'hard disk interno del mio portatile perché è davvero saturo di file video. Intanto potete vedere che questo case per hard disk, per modo di dire, è davvero interessante, USB 3.0 con alimentazione esterna. Qui vicino a me ho anche l'hard disk che andrò a mettere all'interno, si tratta di un Itachi da 1 tera, quindi ragazzi davvero interessante. Intanto noto che c'è un po' di colla sul case in alluminio, il fronte è di questa plastica nera lucida, davvero interessante, dovrebbe esserci anche un LED di stato. E ragazzi, è davvero interessante, magari se vi interessa vi porto una recensione riguardo questo prodotto, perché appunto sono davvero richiesti questi case per chi magari ha un computer vecchio obsoleto che ha eliminato prendendo un portatile o qualche altra cosa del genere. E ragazzi, quindi davvero super interessante e consigliato. Direi di passare adesso al secondo prodotto. Questa è una vera e propria storia, perché intanto all'interno di quello scatolo ovviamente c'è alimentatore e cavo USB 3.0. Vi stavo dicendo, questa è una storia davvero interessante, perché ho contattato Nokia, non avevo assolutamente idea di come si affrontasse una conversazione del genere per chiedere un prodotto, ma per fortuna sono riuscito a farmi inviare un prodotto, ragazzi, davvero interessante. Per me è stata una cosa davvero bellissima e sono davvero felice per aver ricevuto e essere riuscito a collaborare con questa azienda che, come ben sapete, è davvero grandissima. Intanto il pacco qui davanti a me è arrivato tramite TNT, come vi dicevo, con qualche giorno di ritardo, ma purtroppo i corrieri sotto Natale, ragazzi, fanno sempre ritardo. E volevo portarvi una recensione, come vi dicevo, intanto ho cominciato ad aprirlo. Volevo portarvi una recensione, ma purtroppo, ragazzi, mi è arrivato troppo tardi per poter testare e avere qualche idea su questo prodotto, quindi magari lo vedrete o sotto Natale o il sabato, non so quando riuscirò a registrare e a portarvelo qui sul canale. Intanto vi dico che si parla di un Nokia 5, ovviamente è una versione da tester, quindi non me lo lasceranno, ma ragazzi, per me è stato davvero interessante. Ringrazio tantissimo l'azienda che me l'ha mandato, perché è un'azienda di sponsor praticamente per la Nokia. Ragazzi, il prodotto ovviamente è usato, ma devo dire che funziona alla perfezione, non è nemmeno tanto maltrattato, perché come vedo è abbastanza curato. Ragazzi, probabilmente gli cambiano la scocca, questo adesso non ve lo so dire. Intanto vi ricordo che questo prodotto è in collaborazione con Nokia. Ragazzi, sono davvero euforico. All'interno della confezione abbiamo caricatore, cavetto e tutto quello che potrebbe esserci all'interno di una confezione reale. Quindi vi chiedo di aspettare per la vera e propria recensione di questo prodotto. Ecco qui, in questo momento si è acceso. E ragazzi, che dirvi, io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Intanto vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate il link per tantissimi prodotti che possono essere interessanti per Natale, il link per la mia pagina di Instagram, Facebook e Twitter. E ragazzi, vi raccomando, non dimenticatevi, se il video vi è piaciuto, di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Ma noi ci vediamo domenica prossima, sempre qui sul mio canale YouTube.